arrivato, lui ha rapito solo quella. Ah, ma che sta venendo? Una fine d'uomo. Ma che? Morito, sa. Giritti. Ma quello è che è una dei sole, non ho è un sole, ingannatore, papà Giritti. Ma quale ingannatore? Da Poppi comunque sì, sì. Scusate un po'. Alzatevi che è meglio, perché io capisco che bene coccruno. Non stungo buono qua. No, mettete. Ah, per carità. Mettete se permettete, non metto a chiagnare un coppa a seggio, coprite. Io mi metto qua buono buono, tanto voi state aperti ancora per un poco, eh? Avevo pensato di chiudere, ma. Scusate, Don Peppe, posso fare una domanda, visto che vuoi fare delle previsioni? Dì. Secondo voi, Dio mio, per quanto tempo andrà avanti su Dio? Sta pesando. Un quadro di speranza. Ancora per 2 o 3 giorni farà questo. Un mamma roba. Peggiorerà ancora. Di 3 giorni giusto cadinti non è ne. Cioè, se noi non teniamo manca provviste. Ma poche. O diluvio, o diluvio. Piccerì. Ma avete fatto un acquisto? Sì, non la conoscete. Fai la pizzeria. Fa un po' di caffè. Che ma qual è il caffè? Che lì il caffè? Non puoi grillare il caffè. Sto un po' giù col morale. No, no, lì sul caffè a mese. Qua visto e considerate che la pioggia è fatta 2 o 3 giorni. Tenimmo provviste qualcosa. Mette a fare di bucatina alla matriciana, no? Mangiamo qua, si onorate pure voi. Se insistete. Si onora pure lui. Se insistete, tanto piano, quanto ti muove. Si è fatto male. Io dico, dove mi devo mettere? Dite voi. Mannaggia, ma ci sono con l'olio! Io ce l'ho detto, stavo attento. Ma qua distraetevi, appiccio la telecina, fallo distrarre. Ma chi ha ci appicciato? Che le ci serve a manicurista? Trovarne un'altra è difficile. Scusate, ma mi avesse pigliato per un mau auri. No! Perché io ho già avuto questa sensazione. Io passando per dentro vico ogni tanto che i giurri sarà cinesca e non agi, capito? Per rispetto lo fa. No, qua dispetto. Ti hanno fatto rispetto a buco. Ma guarda, Mannaggia! Buongiorno. È stato tutto bagnato. Ma una giornata un qualcosa di stranissimo. Una giornata di sole. Meno male che avete trovato questo. La giornata di sole è stata perché. È nuovo, abbiate pietà. È nuovo. Vabbè. Sentite, arrivato. La prendo io che sono giubisco. Bello che si voglio uno, chi ne sa. Abbiamo recuperato. Bravo. Accomodato. 5 anni. Grazie. No, dicevo, che giornata strana, una bella giornata di sole. È venuto. Sì, sono venuto proprio a fare tipo la barba. Tipo atletico. Bel ragazzo. Bello, grazie, molto gentile. Complimenti. Ma non più distraete proprio, che cliente ci servono? Abbiate pazienza, piano. Ma non vi conosco, non vi ho mai visto, siete nuovi? No, sono un nuovo, buongiorno. Buongiorno, è nuovo. Siamo venuti ad abitare qua da poco, la mia famiglia si è trasferita. Dove? Qua di fronte, il palazzo, dove sta la farmacia? Quel palazzo... Dove sta l'attico? Bravissimo, proprio l'attico abbiamo preso, infatti. C'è sta ancora l'attico, scusate, voi siete venuti da fuori. State attento, perché là ho saputo che l'attico è pericolante. Vabbè, ma quello è tutto Napoli, pericolante, ma voi dovrete proprio l'attico vostro. Non si può mai sapere. Non vi impressionate. Quello Don Peppino lo dice così perché è pieno di precauzioni. Sempre. E ditemi una cosa, presenti. Ma siete scapolo, ammogliato? No, noi sono scapolo, siamo 7 fratelli noi. 7 fratelli, bella tutti famiglia. Con la barba? Sì, noi la facciamo tutti i giorni, siamo tutti rappresentanti. Tutti uomini. Tutti vivi. Ma hanno mandato me proprio in... Come? Tutti vivi. Bene. Quello scherzo. Gente simpatica. Ho parlato un'occhiata, comunque fatelo inventare. Comunque per sicurezza. Eppure avete papà, papà. Eppure lui è uomo papà. Penso sì. No, volevo dire, si viene a fare la barba pure lui.